Si è conclusa la stagione dell'Unitas Sciacca, il campionato di calcio di eccellenza, sesto posto per la squadra di Sciacca, non ha disputato i playoff, questo era l'obiettivo di inizio stagione, però una posizione certamente ragguardevole con belle partite che si sono viste anche quest'anno al Gurrera. Siamo con i vertici della società, a partire dal presidente, con il direttore sportivo, figure apicali dell'Unitas Sciacca per fare il punto sul campionato che si è appena concluso e poi per accennare a quali sono i programmi per la prossima stagione. Ci troviamo sul manto erboso del Gurrera e io partirei proprio da questo. Presidente Settecasi, alla fine le condizioni sono certamente peggiori di quelle di inizio stagione, quando voi addirittura avevate posticipato di qualche settimana le partite ufficiali qui e avevate avuto l'autorizzazione a poterlo fare per salvaguardare il terreno di gioco, però senza un altro campo anche per la prossima stagione sarà sempre così. Sì, diciamo proprio di sì, non solo noi abbiamo posticipato di 2 settimane la prima in casa, ma abbiamo fatto tutta la nostra, diciamo, preparazione e lì mi va di ringraziarle pubblicamente a Roccoforte, quindi ricordiamo bene che per 1 mese e mezzo siamo andati nei loro campi ad allenarci, a preparare la squadra, facendo oltretutto moltissimi sacrifici perché non è un campo vicino, certamente non c'erano determinate condizioni, ma l'abbiamo fatto per l'amore che abbiamo per questa squadra e per questo sport. E quali sono le prospettive adesso? Vabbè, intanto quest'anno si parte certamente in maniera diversa, per fortuna il Giuffrea ormai è stato riaperto, quindi quantomeno non ci sarà il carico di lavoro che c'è stato quest'anno qui a Gurrera, portando tra virgolette il settore giovanile, tutti i vari settori giovanili, anche le altre scuole calcio all'altra parte, qui il manto erboso può essere certamente curato e se non sfruttato quotidianamente può durare certamente molto più a lungo. Veniamo alle questioni di campo, questo sesto posto vi soddisfa, si poteva fare qualcosa in più e poi chiaramente c'è molta attenzione, molto interesse da parte della gente per sapere cosa state preparando per la prossima stagione. Sì, allora il sesto posto non possiamo certamente negare che è un bellissimo risultato, è un bel risultato anche perché quest'anno c'era un campionato veramente con squadre molto attrezzate e poi se uno va a vedere la classifica finale vediamo che quelli che sono arrivati davanti a noi sono squadre che certamente hanno speso molto, ma molto di più rispetto a quello che noi abbiamo fatto quest'anno, quindi non possiamo che essere certamente soddisfatti. È mancato per pochissimi punti l'aggancio alla zona playoff, dico, ma questo certamente non cambia, non può cambiare quello che è il risultato finale. E abbiamo messo la ciliegina sulla torta con il capocannoniere Mistretta, e questa è una cosa certamente un'altra cosa molto positiva. E poi mi va anche di ricordare il secondo anno consecutivo che la nostra Unione si vince il campionato. E un'altra cosa ancora bella sono i nostri allievi che stanno continuando anche loro il loro percorso vincendo i playoff. Quindi diciamo che ci possiamo ritenere a 360 gradi soddisfatti, certamente sappiamo che possiamo fare meglio, dobbiamo farlo, però come abbiamo sempre detto si cresce piano piano ed è giusto che noi con molta calma facciamo le cose per bene per arrivare a quel risultato che ci siamo prefissati all'inizio. Ecco, e quali sono le prospettive per la prossima stagione adesso? Sappiamo, lei stesso ne faceva cenno, che chi vi ha, è arrivato prima di voi, soprattutto le prime due, ha speso tanto quest'anno. Ecco, quindi per puntare alla vittoria del campionato ci vuole anche un budget economico di livello. Voi puntate ad un nuovo campionato con obiettivo playoff o anche a una posizione di vertice? Allora, questo premesso che ancora non ci siamo riuniti dopo la fine del campionato con tutta la società, a breve lo faremo e capiremo anche lì quali sono le basi da gettare per il prossimo anno. Io però una cosa dico certamente, oggi la dobbiamo dire, ogni anno ci siamo migliorati, abbiamo cercato di fare sempre meglio rispetto all'anno precedente, certamente soli credo che quest'anno abbiamo dato il massimo, veramente tutta la società ha fatto tutti i sacrifici, abbiamo fatto in maniera sinergica e siamo arrivati secondo me a un risultato veramente ottimale. Il prossimo anno speriamo di avere qualche buono sponsor, di avere quello che per noi è fondamentale, il nostro pubblico. Noi ci dimentichiamo spesso, vero, è che gli altri spendono magari enormi cifre ma non hanno il pubblico che abbiamo noi. Il nostro pubblico con i nostri abbonati, se si parte un anno certamente programmato in maniera giusta, può dare grandi soddisfazioni. Quindi vediamo, piano piano cercheremo di programmare tutto, stando sempre con i piedi per terra.
Tumeo, dal suo incarico tecnico che riguarda i giocatori e quindi l'organico, all'attuale organico dello Sciacca, che ha, come ha ricordato il presidente, anche il capocannoniere del campionato, che ha altri giocatori di categoria, e cosa manca per allestire un organico tipo quello, diciamo, dell'Akragas o dell'Enna, tanto per fare un esempio pratico? Allora, intanto ricordiamo da dove siamo partiti all'inizio dell'anno. Abbiamo ricostruito tutto l'organico, lasciando sempre saldi i senatori di questa squadra, quindi è stato un grande lavoro. Da qui abbiamo infortito la squadra di tanti giovani, giovani che sono molto ambiziosi. Abbiamo fatto tornare gente che saccenzi, che giocavano in Serie D, e quindi adesso diciamo che l'organico è abbastanza completo. Da qui a programmare il prossimo anno con degli obiettivi, diciamo che con una classifica ancora più importante, ci vorrebbero degli investimenti che, come parlava poco fa il presidente, dobbiamo, insomma, pianificare con la società e cercando di prendere alcuni sponsor che possono farci fare la differenza. Sul piano anche numerico dei giocatori, basterebbero, che so, 3 o 4 giocatori per avere un organico tipo quello delle squadre che quest'anno hanno fatto un po' meglio dello Sciacca? Eh sì, non ci vuole tanto, anche perché la squadra, come ripeto, è molto giovane e quindi è, sotto il punto di vista delle forze, la gente è molto ambiziosa. Con 3-4 giocatori, 3-4 innesti, con degli under che sono comunque quelli che si fanno fare la differenza, potremmo realmente puntare in alto i playoff sicuramente. Rizzuto, si fa tanto un riferimento anche in questa intervista alle possibilità che il territorio contribuisca attraverso anche l'arrivo di nuovi sponsor. Ecco, voi come vi state muovendo a questo proposito? Cercate più di allargare la base societaria o cercate di acquisire nuove sponsorizzazioni? Allora, l'Unitas, dalla nascita appunto della società, è stata sempre, ha avuto come mentalità appunto il fatto di mettere sempre più persone possibili dentro. Noi non mettiamo nessun divieto a chi ha voglia di fare calcio e chi ha voglia e passione per la propria città, per i propri colori. Noi non abbiamo un limite a niente. È chiaro che oltre a questo poi ci vorranno degli sponsor magari un po' più importanti, ecco, perché a volte, come in questo caso, solo la passione non basta, purtroppo. Ma riscontra interesse da parte del territorio, anche del tessuto imprenditoriale, per il calcio e per l'Unitas in particolare? Allora, l'interesse c'è, è chiaro che tanto o quasi tutto è sempre legato ai risultati, perché quando si parte in un certo modo già subito si crea un entusiasmo particolare. Quando poi alle prime difficoltà, solitamente poi si comincia a dire sempre siamo allo stesso posto, siamo allo stesso punto, e quindi tutto è legato ai risultati. È chiaro che i risultati possono venire soltanto avendo delle squadre competitive, perché dentro il campo non esistono né raccomandazioni né niente, o c'è o non si può fare niente. Quindi nell'ambire a fare una squadra abbastanza importante, anche se, come detto poco fa, il sesto posto comunque sia qualche certezza ce la lascia, ci lascia il fatto di esserci una base quantomeno solida, perché togliendo appunto le prime due, che obiettivamente hanno fatto un campionato a sé, dico, poi una manciata di punti, eravamo al quinto posto, non è che abbiamo fatto poi così male, quindi sicuramente c'è una base da cui partire. È chiaro che deve essere ampliata in maniera importante per arrivare a quello dove, diciamo, noi ambiamo da un po' di tempo e siamo qua per questo, perché non è che siamo qua soltanto per passarci, diciamo, le giornate così. Quindi cercheremo di fare il possibile. È chiaro che ci vuole qualche aiuto importante.